Mi chiamo Victor Tognola, sono un ragazzo molto giovane che per metà viene dalla valle, Val Pontirone. Mia nonna Lisetta andò a scuola a San Giovanni, villaggio di Val Pontirone che adesso è pressoché disabitato, saranno su in 4 o 5. Valle molto fiera, popolo molto fiero, che 5 mesi dopo il giuramento del Grütli giurarono il loro patto di libertà e hanno mantenuto fede a questa idea di libertà, questa idea che fa incazzare per un'ingiustizia commessa da qualcuno, non contro di loro, contro un parente, un amico, ma contro qualcuno che neanche si conosce. E per l'altra metà dei miei cromosomi sono bosniaco. Mia madre era bosniaca. Sono cresciuto in un mondo alla Kusturica. Mi piace Kusturica. E a noi accadevano in gioventù dei fatti alla Kusturica. Divertentissimi. Non so, Kusturica che nei suoi film mette un maiale che mangia una vecchia automobile, no? Per esempio, tutte cose possibilissime in Bosnia, no? Perché è un crogiuolo di culture diverse durante il lungo periodo di almeno 5-6 secoli. Mia nonna bosniaca, analfabeta, era discendente dell'ultima regina di Bosnia, che andò, si rifugiò a Roma, fondò una specie di, come dire, di gruppo religioso per cui è beata adesso ed è sepolta in Araceli, non sono mai andato a vedere, per dire. Quindi un mondo, dicevo, di cose che a noi accadevano. Mi ricordo mia zia che faceva il vino, no, in Ticino, e veniva la domenica a trovarci col marito e avevano il figlio giovane, l'hanno infilato, c'era una bella carrozzella per portarlo, carrozzina, noi diciamo la carrozzella in dialetto, e portavano quella volta una damigiana del loro vino. La damigiana si ruppe, tutti corsero a salvare il vino, quelli che uscivano dalle case perché erano per strada, vedevano giù, e hanno dimenticato un po' il bambino. Il bambino fu salvato ma rimase ubriaco per circa 2 settimane, diciamo, una cosa divertente, perché poi bambino fece grande carriera, era un uomo intelligente. Per dire, questa è un po' la mia gioventù. Io mi occupo di documentari perché mi piacciono. Ho fatto però per 30 anni della mia vita, mi sono venduto alla pubblicità, alla comunicazione. Ho fatto dai 2000 ai 3000 spot in tutto il mondo, li ho girati, ho lavorato per le grandi agenzie americane. Ne ho fatte, viste di tutti i colori, però ho imparato il mestiere senza mai, cioè rubandolo, senza mai essere andato a scuola di cinema. E quindi eccomi qua a fare documentari da una decina d'anni, perché mi piacciono, perché voglio fare territorio, voglio fare memoria, perché ritengo che i giovani, essendo nati in questa straordinaria rivoluzione tecnologica, non conoscendo com'era il prima, non sono in grado di capire in toto com'è l'adesso. Solo noi abbiamo questa possibilità perché abbiamo visto il prima e lo confrontiamo con l'adesso e capiamo che, insomma, non sono tutte rose queste che stanno sbocciando nel futuro immediato. Mi piace il mio lavoro, sono contento, ho fatto il creativo per tutta la vita. E sono contento quando ho un'idea, no? Adesso sto facendo una cosa su Remar, perché l'anno prossimo saranno 125 anni della sua nascita. Remar, che è arrivato da noi dopo aver scritto il suo romanzo Niente di nuovo sul fronte occidentale, in fuga dai nazisti, e si è fermato per quasi 40 anni da noi, poi ha sposato Paulette Godard, l'eroina di tempi moderni, è morto a Clinica Santa Tia. Nella clinica Santa Chiara di Locarno, e la sua tomba nel cimitero di Ronco sopra Scuola. E quindi adesso sto sviluppando un Remark, soldato della Prima Guerra Mondiale, uomo di pace. Sono stato in Belgio,
ho visto Ypres, una città, non so, di 30.000 abitanti in quegli anni, rasa al suolo dai cannoni, bombardamenti aerei, cos'erano, dei piccoli piloti che lanciavano a mano dei petardi, ma incredibile com'è stato sanguinoso, un macello. A Ypres sono decine di migliaia gli inglesi morti per difenderla, a Ypres hanno lanciato il primo gas, i tedeschi, l'inventore di quel gas che era lì personalmente a posizionare le bombole, 2 anni dopo l'hanno fatto premio Nobel per la chimica. Non per la pace almeno. Il primo colpo ne ha ucciso 15.000. Poi tutti gli altri copiarono il gas e tutti fecero portarono avanti la guerra col gas. Quindi ho scoperto un mondo, non so, in uno spazio grande, forse come il Luganese, ci sono 300 cimiteri. Il cimitero inglese porta 35.000 nomi e 14.000 cadaveri sepolti lì. Un mondo nel quale la guerra, la prima guerra mondiale, 14-18, non è ancora finita. Ogni tanto c'è un contadino che salta in aria perché c'è una bomba lì, intanto che sta arando nel prato. Da quella zona cavano 120 tonnellate all'anno di ferro, obici, inesplosi, di tutte le forme. I contadini ci convivono, dicono bisogna pur vivere, il contadino ha la sua filosofia. Ci mostrava un obice, dice questo qui non è inesploso, vedi, tac, lo butta lì. Potevamo saltare tutti in aria. Poi ride, la sua gag. Ecco cosa mi passa per la testa. Adesso sto provando come può funzionare questo documentario. Però nello stesso tempo sto pensando a un film che vorrei fare l'anno prossimo. Cercare i soldi, chiedere l'elemosina a sinistra e a destra, condizionati da 1000 formulari. Col Bach di Berna che giudica come hai fatto il formulario, mica il contenuto. Quindi continuo a ripetere i soliti formal, chiamiamoli così, no? Sempre le stesse persone che ricevono i soldi. Io parlo per i giovani, non per me, anche se sono giovanissimo. Ti ho detto abbastanza? Sì, devo dire una buona introduzione. È un po' lunga. No, va bene, ma infatti la cosa bella almeno di Chiasso TV è che non c'è nessun limite. Infatti sì. le interviste possono andare avanti quanto vogliono, cioè sì. Una web TV. No, è bella la vostra iniziativa, la vostra cosa. Basta che, perché per esempio il cabaret, che è l'ultimo lavoro che ho fatto, ho portato in Ticino quel venticello che sapeva di libertà. A un certo punto, nel possibile, nel fattibile, tante volte era un brefolo, tante volte è stato un soffio fortissimo, una ventata che qualcuno ha un po' sentito. Infatti la domanda volevo fare, la prima domanda è: qual è il tuo ricordo, magari il ricordo che avevi prima di fare il documentario del cabaret? Ma io non mi ricordo più come mi è venuta l'idea, perché io del cabaret non sapevo nulla, perché in quel periodo lavoravo 18 ore al giorno, ero in giro per il mondo, dormivo in piedi come i cavalli, e al weekend, se ero qui in Ticino, mia moglie mi mostrava i figli, diceva guarda, questo è tuo figlio, quello è il maschio, quello è la femmina, così, no? Per mangiare, vabbè, mangio il risotto. E una cosa del genere, ecco, e mi è venuta questa idea, ho scoperto questa gente e ho scoperto una cosa formidabile, hanno lasciato un segno nella memoria, ci sono due generazioni che si ricordano. Renato Agostinetti mi ha detto sono contento perché siamo riusciti a portare a teatro un sacco di gente che mai sarebbe entrata in un teatro, venivano, sapevano, erano fan, conoscevano i personaggi. Quella sera lì dell'anteprima ce n'erano molti. Infatti la mia domanda successiva era proprio come ti è venuta in mente l'idea di fare dopo un documentario su questa cosa, però appunto mi hai detto... Perché mi è venuta l'idea, poi a poco io ero come... scoprivo. Poi uno mi diceva una cosa, ho fatto l'esperimento anche di fare una ricerca di gruppo durissima, no? Perché sono una quindicina, si ricordano, poi uno ha un'idea, poi un altro ne ha un'altra, poi c'era la cassetta segreta, uno mi ha messo la pulce nell'orecchio e dice guarda che c'è in giro una cassetta, tu vai da Lezio Piccolo, vado da Lezio Piccolo e mi guarda e dice no,
Dico, te che mi è una cassetta, chi un po' in sci, c'è chi, perché ha fiducia in me, apre un cassetto, mi consegna un VHS. E dico, ed è scusa un fuoco, e lui fa, guarda petit. L'ho aperto, sono su nudi come rane dopo una prova, evidentemente li ho inquadrati dall'ombelico in su, non il lato B, no, perché... e sono riuscito a farlo passare, ecco, perché non per mostrare della gente nuda, per curiosità o per fare uno sgub, ma perché quel momento esprimeva lo spirito del gruppo. Sono uomini, solo uno mancava, ma è quello che ha filmato, rimane un segreto, nega di averlo fatto. Franco Lazzarotto, dicono gli altri. E è stato un divertimento poi mostrare il territorio anche con gli animali. Non so, Lulo Tognola che mi dice, guarda Tognola che chi ha seminato la Val di Gatto, e arriva un gatto che ci ha perseguitato, protestava, andava in avanti e indietro. Io penso che molte trouble avrebbero scacciato. Mio figlio Misha, che si intende, che ha un grande feeling con gli animali, mi ha detto no, probabilmente in quel terreno lì lui aveva i suoi topi di riserva. Eravamo sul suo terreno di caccia e lui protestava. Difatti quando io tentavo di accarezzarlo, e c'era qua. Quindi è stato bello, il gatto mi ha aiutato a fare un'intervista fantastica. Poi Lulo bravissimo, così, insomma, il tono era molto cabarettistico. Quindi gli animali, il territorio c'è, il territorio esprime, il territorio dato al cabaret, mille idee, mille spunti, perché Ticino anche oggi sarebbe un bel produttore di temi da cabaret. Non so, come dice Renato, se la cosa in quest'epoca, in questi giorni, in questo piccolo futuro o grande che abbiamo davanti a noi, sarebbe realizzata. Infatti secondo te si fa, cioè, è cambiato qualcosa dall'epoca in cui c'era il cabaret della Svizzera? Dice anche l'onorevole Gobbi nell'intervista, dice oggi insomma la sensibilità dei politici è cambiata. Allora i politici che si temeva reagissero, no, il piccolo Ticino, e invece no, hanno capito, furbi, intelligenti anche brillanti, hanno capito che era un bel palcoscenico. Al punto da ingelosirsi quando un altro politico, magari avversario, veniva trattato dal cabaret più di lui stesso. E diceva, no, ma ci sono anch'io ho fatto delle cose che potevo. E quindi è nato uno spirito, una traccia che è rimasta. Grazie anche al gruppo che è stato assieme, ma grazie alla creatività di Renato Agostinetti, che scriveva le sue canzoni, i suoi testi così, in velocità, quasi pensando anche ad altro, tanto era il suo dono nel fare queste cose, e nello stesso tempo ha rivelato grandi doti diplomatiche, perché tenere assieme il gruppo non è mica semplice. E che cos'è che, cioè, no, facciamo prima questa domanda, va. Che cos'è che ha lasciato, che hai visto anche mentre facevi il documentario, il pubblico, che cosa si ricordava, che traccia ha lasciato il cabaret della Svizzera italiana nella gente? Ma sono venuti, hai visto quella sera, io sbagliando avevo previsto delle domande alla fine, e quindi alla fine ho detto, signori, eccoci qua, fate domande, erano tutti, eri presente, no? Sì, sì. Erano tutti come una specie di estasi, no? Perché si ricordavano il momento vissuto, hanno visto momenti belli. Estasi nostalgica. È piaciuto, non avevano più domande da fare, e questa è la migliore, è stata la migliore risposta per me. Ok. E invece oggi, appunto, non so, la mia impressione è che non si può più fare satira, che c'è una certa censura. E come? Però ho anche notato, quando sono arrivato, cioè perché sono venuto, no, appunto, alla presentazione, ho anche notato che nessuno l'ha veramente detto. No, perché è una delle cose che non si devono dire, perché disturbano. Io ho avuto questi anni di felicità perché è stato un periodo nel quale si poteva anche fare il matto, essere fuori dalle regole,
dichiarare che non vai a votare in un paese dove c'erano, io mi ricordo negli anni 60, 70, i voti erano controllati nei paesi, c'erano i trucchi, scritto una linea in un colore, c'era il galoppino che aveva in mano, X portavano dei poverini che magari hanno minorati e li portavano di peso alle urne, no? Era tutto un mondo molto che si contava e dove le cose cambiavano di poco. E è così, oggi sta arrivando un altro mondo e del quale è meglio non esprimersi perché... Ma appunto, come mai? Non si può più ridere del mondo di oggi? No, io penso che ridere presto sarà... c'è la multa. I poliziotti ti riduti, 250 franchi, come se uno fosse passato col rosso, sono 250 adesso. E poliziotti, insomma. Invece il ruolo anche magari del politically correct in tutto questo? Ci insegnano le parole, solo che non è facile, è un'arte quella lì di usare le parole che ti dicono. Devi parlare di una lumaca, ma non puoi pronunciare la parola lumaca. Esatto. E neanche guscio. E neanche le corna, no, le corna della lumaca, ma no, ma sei matto, le corna, non esistono più le corna, no? Cazzo. Ma come mai? Ecco, vuoi parlare della lumaca? Non si può della lumaca, puoi dire un animaletto che si ritira nella sua casetta, tanto carina, che la sera canta, non ho mai sentito le lumache cantare, però ci sta la creatività proibita, tutti grigi, se la vi. Ma non c'è una ragione secondo te? Deve andare lontano. Perché Gobbi dice, cavoli, sì, una volta i politici sapevano ridere di se stessi, così invece lui ride di se stesso. È stato merito del cabaret che ha creato una situazione per, e forse, non so, era, come dice l'onorevole Gobbi, un altro tempo, un altro periodo. E lui dice, a me il cabaret ha fatto bene perché c'era il Nano Bignasca che cominciava a esprimersi, no? Stato un uomo di idee e a me piaceva, dice, però in casa avevo la madre che era pipidina e il papà liberale, no? E il cabaret io andavo a vederlo, no? E da ragazzino e mi dava questo senso di larghezza, di poter osare a fare una battuta sui politici, così. Questo è. I tempi cambiano, bisogna osservarli, la fregatura è che sta cominciando un nuovo tempo, secondo me, ma la vita umana, anche di uno che ha 10 anni, rischia di non essere lunga abbastanza per vedere come va a finire. Quindi noi siamo sempre un po' in mezzo ai cambiamenti, che è una bella cosa, perché ci sono dei cambiamenti che uno ci delle rapidità di evoluzione, di colpo, gruppi di persone che fanno tutti la stessa cosa. Perché? Cosa c'è? Io credo di saperlo. Ed è il lato negativo delle tecnologie, nel senso che io per anni ho fatto comunicazione, l'ho fatto con le grandi agenzie americane, anzi ho lavorato dentro agenzie. A Milano ho lavorato per la McKen Erickson, avevo come cliente per il quale dovevo pianificare un po' la comunicazione, avevo USA Today, che vuol dire tutto, no? Poi avevo anche la Palmolive, il talco Palmolive, no? E so cos'è comunicazione, la so farla, cercavamo le idee, la creatività. Oggi non la vedi più in pubblicità la creatività. Ah, come mai? Ma non è che non ci siano più i creativi, è che non ne hanno più bisogno. Oggi hanno scoperto che con la quantità di messaggi che grazie alla tecnologia, grazie, non c'è poi da ringraziarle, che con le tecnologie permettono di raggiungere quantità pazzesche, la mia impressione, la mia opinione modesta, ma di uno che l'ha fatta la comunicazione in un certo senso, la mia opinione è che la quantità di messaggi persuade la gente e la gente li fa, li segue, obbedisce. E non è più la qualità, è la quantità. È la quantità che conta, è un disastro, insomma.
e quella quantità fa una, il pericolo è quello lì, il Grande Fratello. Orwell ha detto cose che sembra un grande poeta, un poeta, non profeta. Sì, un bravo scrittore, ma soprattutto un grande profeta, vedi? L'età mi fa dire poeta. E poi siamo in un mondo dove quando uno ha una certa età passa, non gioca più in Serie A, le vecchie, bisogna metterlo in Serie B, in Serie C, serie dilettanti. È uno scarto, invece qualche vecchio che ha conservato il cervello c'è ancora, no? Non voglio dire di me stesso, ma ne conosco, ce n'è in giro. E infatti... e io propongo sempre di fare un club, no? E lanciare sfide ai giovani. Che la satira, io penso verrà proibita in tutto il mondo, la satira, è già la battuta, ma cosa serve la battuta? La battuta è uno spostare certi termini del reale di modo che lo tiri fuori dallo schematismo, dalla cultura del momento che ti impone una certa visione. Allora la battuta nasce e fa ridere perché il cervello per un attimo vede la cosa da un altro punto di vista, no? A me hanno consigliato di non fare più battute. Ok. Anche in famiglia. A una signora che mi diceva, ma io l'ho detto non per cattiveria, ma per il gusto della bellezza della battuta, mi diceva, signor Tognona, guardi che io sono una persona integra. Tempo comico giusto, la mia risposta, dove? È scoppiato il film. Ok. Capisce? Poi una battuta tante volte vista, sentita dagli altri, sembra cattiva, sembra... qualche volta si sbaglia anche battute, ma tante volte quando sono buone, sono belle. Fanno bene al cuore.